tutti i punti di questo nuovo video, visto che si è fatta la mia tenuta molto bella casalinga. Oggi dovevo essere in piscina, ma invece purtroppo a tutte le mie amiche è venuto il ciclo, tranne a me, che dovrebbe arrivarmi la prossima settimana, ma visto che siete mai Ferragosto, vabbè, non so a dire cose che magari poi le ragazze prendono da me, ma grazie ai miei anticoncezionali io me le posso far, diciamo, saltare o ritardare queste cose qua. Visto che ci sarà poi la settimana di Ferragosto, io questo mese non avrò il ciclo, anche perché devo fare un esame, come magari avete letto da qualche post, perché soffro di una cosa che si chiama dismenorrea. Semplicemente che quando ho il ciclo sembra che sto morendo. E quindi a volte mi faccio saltare il ciclo perché proprio non riesco, se ho il ciclo non riesco a fare nulla. Cioè devo in ultimi di momento stare sul divano, cosa non molto bella, soprattutto poi in estate. E anche per il lavoro abbastanza invalidante. Comunque, a parte ciò, dicevo, dovevo essere in piscina, invece, boh, sono qua a tagliare i pomodorini. E quindi, a parte questo preludio molto, molto fantasioso, vi insegno una ricetta molto semplice, visto che non so che video fare, perché ovviamente ho poche idee. Fate dei consigli, chiedetemi sotto nei commenti che video vi piacerebbe vedere, visto che ultimamente dal caldo si muore di caldo qua a Torino. Ho fatto un solo giorno e mezzo di freddo, quindi, allora, sto facendo, come potrete notare, sto tagliando dei pomodorini, sono questi qua, che poi hanno diverse misure, cioè sono un po' disomogenei. Sto tagliando questi pomodorini che poi andrò ad aggiungerli in un pentolino, dove ho già messo l'olio e il peperoncino. Se volete diciamo, una cottura più dietetica non mettete l'olio, però essendo che devo farla per tutta la mia famiglia, la sto facendo un po' più grassa. Ecco, chiamiamola così. Se no, basta che non aggiungete l'olio. Ci potete mettere anche un'acciuga di base, però essendo che diciamo che non voglio andare troppo salata perché la pasta non so quanto sale ho messo precisamente, l'acciuga non ce la metto. Di solito l'acciuga la metto nella base, magari quando metto tanto, tanto pesce, quindi magari cozze, vongole, queste cose qua. Secondo me sono giganti, cioè, in qualche problemino. Comunque, sto cercando di usare quelli piccolini. E niente, quindi sto tagliando i pomodorini, il più piccolo che riesco, ovviamente nei limiti della mia cecità. Uso quelli piccolini perché comunque rendono meglio. Scusate il coro dei cani. Devo girare anche un ASMR, io non so come fare, ragazzi. Mi chiuderò in bagno, scusatemi se sentirete rumori di ventilatori sempre, ma purtroppo quando c'è il ventilatore di sopra, la pala, che voi non la vedete, ma c'è una pala sul soffitto. Eccola. Ho ventilatori ovunque, tipo in camera ne ho due, perché in camera ne ho due? Perché io ho il letto a soppalco, quindi per forza devo averne due, ne taglio ancora uno, se no muoio. Quindi quando sentite dei rumori, voi li sentite molto pacati, cani, molto pacati perché io li abbasso quando monto il video, ma sono veramente forti quando sento, sento quel video, quindi cerco in qualche modo di attutire il rumore, ma è molto forte. Io non lo sento perché magari sono sorda o sono ormai assuefatta da questi rumori, li porto con me. Sono assuefatta da questi rumori, quindi magari non lo sento come lo sentite voi. Vi appoggio qua che finalmente abbiamo messo il fornetto, quindi ho la postazione per fare i video. Allora, pentolino dove ho messo appunto l'olio, potete vedere c'è anche un po' di peperoncino che non si vede perché in polvere, posso vedere, e qua ci butto i pomodorini. Ma posso essere in piscina, sono qui a cucinare, ma va bene lo stesso. Perché purtroppo, ahimè, che ci posso fare? Non potevo andarci da sola perché purtroppo i prezzi sono un po' cari, ecco. E quindi non posso, scusatemi, non posso permettermi la sdraio ombrellone da sola perché 9 euro solo di sdraio ombrellone sono troppo cari. Generalmente paghiamo l'ingresso. Paghiamo già l'ingresso in settimana, se ti costa sui 12 euro, un po' di costa forse 17 invece sabato e domenica, e poi ci sono i 9 euro che vengono spartiti in 2, 4,50 euro, quindi 16,50 euro li paghiamo solitamente settimana, invece paghiamo 21,50 euro sabato e domenica. Però ho capito che non posso pagarmi da sola, né posso prendermi solo la sdraio perché se no prendo fuoco, perché non c'è l'ombrellone. Comunque poi ho qua le vongole di ultima generazione al naturale, che poi scolerò l'acqua ovviamente. Non tutta perché ci tolgo solo praticamente
la sabbia, perché quella non è buona da mangiare. Poi ho scelto gli spaghetti molisana, spaghetto quadrato. È veramente buono, ce n'è tipo qua 350 grammi perché c'è anche la pasta del cane. Che in teoria non andrebbe col sale, infatti poi la sciacquiamo perché il cane non dovrebbe assumere il sale. Nella pasta ci ho messo il sale. Con questi pomodorini. Adesso vado ad accendere il gas perché non fa abbastanza caldo. E bisogna accendere un altro bel gas per morire di caldo. E niente, questa ricetta praticamente dovete avere degli spaghetti qualsiasi, oppure spaghetto quadrato della Molisana, che mi piace tantissimo questo spaghetto perché è ruvido ed è strano, vedete che è strano. Oppure le linguine sarebbe la cosa migliore. Delle vongole, surgelate, al naturale, vive, morte, scegliete voi come le volete. Della rucola che la metterò alla fine. Poi io non metto né aglio né cipolla perché sono allergica, ma ci vorrebbe l'aglio nella base, prima di pomodorini. E poi fate andare i pomodorini come ci sono andato io con il vessolo. Non ho detto fammi andare con il vessolo. Il vessolo serve per girarli e farli appassire. Quando i pomodorini appassiranno e butterete la pasta, metterete le vongole solo per un po' perché sennò scompaiono perché queste qua sono praticamente quasi già cotte secondo me sono vongole. Vongole sgusciate, brodo di cottura, infatti sono già cotte, praticamente le butti dentro quando il sugo è quasi pronto, le fai andare 2 minuti poi via sono. L'acqua bollirà prima o poi perché sto sudando. Scusate, mi sono depilato pure le ascelle quindi non vedete peli. Si sta bollendo, solo che erano scusate le coperchie. Tutto bene, dopo che l'acqua bolle, mi sto facendo anche la pulizia del viso, che mi servirebbe. Buttiamo gli spaghi. Spaghetto quadrato, Molisana, che deve cuocere normalmente 9 minuti, ma io ne lascio 10 perché tanto prima che scende giù, ve conto quando la spaghetti cadono giù, non li spezzo. Ovviamente, a volte mi capita di spezzarli perché magari sono troppi, però so che è un abominio, poi la gente mi dice, Sara, non si spezzano gli spaghetti, e quindi non li spezzo. Quindi aspetto che vadano giù, perché ci vuole un po', perché sono molto spessi, e ne ho buttati un quintale, no, perché mia mamma all'ultimo ha detto, anch'io li voglio, e quindi, madonna, scusatemi, non è una bestemmia, è un grido d'aiuto, devo bere l'acqua. Sono molto di acqua gelata. Quest'estate non ho mai bevuto così tanto. Infatti vado sempre in bagno. Eppure sudo, quindi non è una cosa tantissimo bella da dire. Però sudo, però non puzzo. Grazie a Dio. Forza di farmi dolce, lavarmi. Poi uscirà un video, che non so se uscirà prima o dopo di questo. Il mio video dove anche lì non sono potuto andare in piscina. Né al mare né nessuna parte, e ho fatto 24 ore della mia vasca da bagno. Come superare il giorno della settimana più calda che c'è stata forse ad agosto. Questo rumore non mi piace. Aspettate, sembra che stia esplodendo la ventola. Come superare il giorno più caldo dell'estate, sono stata nella vasca da bagno. Quindi faccio fare un video per farvi ridere. Ovviamente non ho ripreso mentre facevo il bagno perché non potevo. Ho fatto qualche foto, queste cose qua, tranne alcune che ovviamente non posso pubblicare, ovviamente. Però vi racconterò la mia esperienza di come sono sopravvissuta a 40 gradi percepibili a Torino, che si moriva di caldo, nella mia vasca da bagno. Sono video molto interessanti. Adesso, come potrete non vedere, perché io sto cercando di comprarmi un ring, per farlo vedere così, i pomodorini stanno appassendo. Qua c'è l'acqua, qua c'è la pasta, e poi i pomodorini che piano piano stanno facendo il sughetto. Quando si scioglieranno, cioè si scioglieranno, si appassiranno tutti, ci aggiungerò poi le vongole. Scusate per le mie, per come vi faccio vedere le cose, ma sto cercando di comporre un ring in modo che ho finalmente un treppiedi piccolino perché ce n'è andato uno, mi è alto così, più alto di me. Ne voglio uno piccolino così, quindi me lo sto facendo comporre da un marocchino del mercato. Per pagarlo poco faccio comporre dal piedistallo piccolino il ring e il tubo flessibile per mettere appunto il telefono. Senza quello non ha molto senso. Diciamo che il ring lo uso solo per quando faccio l'ASMR e se non lo reputo necessario la luce non l'accendo perché sennò muoio di caldo. E c'è pure un telecomando col cavo USB che dovrei anche capire come imparare ad usarlo. Ora metto il timer per la pasta, mia bellissima tovaglietta natalizia. Siamo a Natale, per il mio cane ragazzo il mio cane quando spunta in cucina non si sa, cioè quella la vedo bianca e nera, si vede il mio cane spunta all'improvviso, molto mi ricorda i gatti sto cane. Comunque
Adesso c'è la pasta, devo passare il gas perché sta uscendo tutto molto bene. Sono un'ottima, no, comunque sono buona come cuoca. Non ottima, ma buona, dai. Ora metto su questo che voi non vedete che è un coperchio, sopra la pentola, così aiuto il procedimento. Fiamma bassa e la pasta la lascio cuocere. Non so perché c'è una tazza qui. Ah sì, la tazza l'ho usata per i cani. Mamma mia, famiglia di cani. La tazza l'avevo usata per pesare gli spaghetti perché nel bilancino non ci stavano. Ora torniamo a noi che devo tagliare poi la rucola. Pomodorini li metterò a tavola. Oh, qua si sta meglio già. I pomodorini li lascio a tavola. Il mio cane che guarda fuori dalla finestra. Non so se riesco a farlo vedere. È lì. Vedete il suo culo? Eccolo. Guarda sempre fuori dalla finestra che vivono i miei. E adesso mi metterò al tagliamento della rucola. Questo qua. Sì, come lo guarda ora. Taglierò la rucola e spero dalla luce. Eccola. Taglierò la rucola mentre mi bevo il mio nocciolino freddo e gelato. Ho abbandonato anche la mia acqua. No. La mia acqua. Se no muoio. La rucola e niente, questo è la mia video ricetta fatta un po' alla buona e meglio. Questa cosa fantastica mi è venuta grazie alla mascherina. Sto cercando di rimuoverla, ci sto mettendo di tutto praticamente. E cioè, no, cose non troppo aggressive perché guarda che roba. Mi è venuto tipo un brufolo così per il caldo, freddo, tutto caldo. Con la mascherina non mi vanno più via. Questo qua già sono in cicatrizzazione, ma rimangono così poi tanto ci farò fare. Riuscirò a ci fare una maschera perché la maschera l'ho fatta solo qua. Infatti, più o meno il problema è risolto a parte le mie occhiaie. Ma la maschera totale, quelle in tessuto, soprattutto che adesso che estate, se non potessi a farle perché non voglio morire. Ora devo andare a controllare i gas. Intanto mi taglio la rucola. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia fatto compagnia. Lo chiamerò video ricetta simpatica. Pasta alle vongole o spaghetti alle vongole. Dai, ci può stare. Vi saluto, se siete arrivati alla fine del video, certo sarà il caldo. Alla fine del video mettete hashtag gli spaghetti con alle vongole, oppure gli spaghetti, mettete quello che volete. Un saluto a tutti e vi auguro una buona estate. E ditemi voi cosa state facendo, almeno così siete al mare. Io voglio vedere il mare. Dovrò aspettare fino a fine agosto, purtroppo. Se qualcuno vuole portarmi al mare, io sono contenta di venire con voi. Odio Torino, la odio con tutto il mio cuore, fa troppo caldo. Il caldo va bene solo al mare, in città non dovrebbe esistere. Io lo ribadisco. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video.